La presenza degli animali negli ospedali è importantissima perché ha un valore terapeutico straordinario. Detto questo, è disciplinata in maniera molto puntuale, quindi i nostri regolamenti che sono già in vigore individuano le aree in cui è possibile far accedere il nostro animale di compagnia e quelle invece dove non è possibile. La terapia intensiva, la chirurgia, i reparti per gli infettivi non sono disponibili, lo sono la riabilitazione, l'unità spinali, cioè quei luoghi in cui si sta molto tempo e quindi evidentemente anche questa separazione con il proprio animale può incidere negativamente, invece la sua presenza può avere un ruolo di recupero molto più intenso e veloce. Entro fine anno in tutti gli ospedali della Lombardia introdurre, portare il proprio animale a quattro zampe, il proprio amico a quattro zampe sarà realtà. Sì, oggi è la giornata dell'infanzia e noi abbiamo voluto riempire la piazza con le attività che i nostri reparti di pediatria e di neonatologia fanno. A Milano in provincia abbiamo una rete interaziendale proprio materno infantile, Regione Lombardia è in prima linea per fare la prevenzione sui bambini e partiamo quindi dai bambini piccoli, il tema delle vaccinazioni ma tutto il tema del cyberbullismo, delle dipendenze, dell'alcol e anche per aiutare invece i bambini che hanno dei problemi e dei bisogni, e in questo caso Milano e la Lombardia offrono i migliori professionisti e le migliori strutture.